repubblicana, siamo tra secondo e primo secolo avanti Cristo, sono di diversa natura, vengono da questo specchio portuale e proprio ci dimostrano che appunto, visto che era un luogo di approdo, non sono un relitto, non sono un contesto unitario, ma sono, possono essere anfore che si erano rotte durante il trasporto, anfore cadute, erano materiale del porto. Molli? Non ce ne sono, su queste non ci sono. E a volte le anfore hanno dei bolli e delle iscrizioni che ci indicano il produttore, il vignaiolo, diciamo, la cantina e il produttore anche del contenitore delle anfore, ma su queste non ne abbiamo. Con la famiglia Serratoria che produce. Dottoressa, c'è il posto. Il dolio che abbiamo a Civitavecchia è stato scoperto una cosa ben particolare, bagnandolo. Rispetto a tutti gli altri, bagnandolo c'è una scritta e la soprintendenza ci ha detto che probabilmente in quel dolio, che è nascosto perché solo bagnandolo si vede, come nelle navi quando ci sono tanti container, come si fa a sapere quello di interesse? In mezzo a tanti doli questo aveva una scritta che bagnandolo emergeva e doveva contenere evidentemente qualcosa di particolarmente prezioso, qualcosa di diverso dal solito. E lo custodiamo rispetto agli altri in una teca ancora più. A San Felice, per quest'ultimo rinvenimento fatto a San Felice, abbiamo scoperto un'anfora con l'iscrizione che ci dimostra che veniva dalla cantina della famiglia dei Bruti ed era vino di Priverno. E quindi sì, poi si possono fare connessioni con l'entroterra.